funzionato. Non voglio che tutto questo torni a suo vantaggio. Dobbiamo essere astuti. Sai, ho riflettuto su una cosa. Noi non abbiamo mai parlato di religione, non ci siamo mai raccontati della nostra infanzia, non abbiamo mai... Vuoi sapere della mia infanzia? Davvero? Non avevo amici, capito? Mi truccavo troppo. Tutti i bambini pensavano che fossi malvagia. Guardami, sono l'infermiera Nan, David. Non posso essere la cattiva per sempre. Io sono dolce, sono tenera, io sono una vittima. Poi un secondo, i capelli. Ah, voglio una sigaretta. David, voglio che Celeste vada a rogo. Anch'io. Soprattutto se questo servirà a unirci, e credo che sarà così. Io sono un ottimista. Vuoi che ti racconti della mia infanzia? L'attore che lavorava qui, quello con cui Celeste ha avuto una relazione, quello che udì. Jeffrey Anderson, sì, l'ha fatto cacciare dal programma nel 1912. Fallo tornare. Mi scusi, signor Bando, ma... Ti dispiace. Va bene, volevo controllare. Starà vendendo qualcosa da qualche parte, chissà dove diavolo può essere. È in Florida. Scusa, David, Fattene! Va bene, scusate, scusate. Ma cosa c'è in te? Non riesco a percepirlo. Tu non sei il mio tipo. Io solitamente frequento delle donnine fragili che non usano ombretto, ma sono così attratto da te. Non è solo una questione di pelle, credo ci sia qualcosa di spirituale. Lo credo anch'io, David. Adesso, se vuoi conoscere la vera me... Trova Jeffrey Anderson. Posso toccarti il petto? Trovalo! Infermiera. Sono venuta appena ho saputo. C'è l'infermiera nel ristorante, ho saltato una riunione. È incredibile, ma da dove spunta? Non Dottore, è possibile. Che ne direbbe di un trapianto di cervello? Un trapianto di cervello? Sì, un trapianto di cervello. Ma è troppo tardi per trovare un donatore. Sarò io la donatrice, prenda il mio cervello. Lo voglio, lei non deve morire. Può darsi che muoiano entrambi. Questo non avverrà, infermiera, non finché ci sarò io. È impossibile, io non ho i miei ferri. Voilà. Molto bene. Dottor Rod. Sì? Io insisto perché si proceda immediatamente. Ma deve firmare il permesso. L'ho fatto. Non l'ha fatto. Invece l'ho fatto. Quando? Molte settimane fa. Io non l'ho mai visto. È sulla sua scrivania. Si rende conto di quanto sia seria questa operazione? È molto seria. Alla fine lei sarà priva del suo cervello completamente. Senta, Rod, io non voglio il mio cervello. Non mi serve. Se lo prenda questo maledetto. Andato. Va bene, signori. Evacuate il ristorante. Stanno inventando, David. Non ho mai sentito queste battute. Mi fermerò. Questo non è sul copione. Chiama David. È occupato. Beh, prova ancora. Aspetta, non è male. Lasciami guardare. Presto. Questo è per il meglio. Va bene, seguiteli. Fate largo, subito. Infermiera Nan, qui. Ah, sterilizzate la zona. Via. Dottore, dove mi vuole? Si fidi di me. D'accordo. L'ho già fatto prima, in circostanze peggiori di queste. Preparare la sega per il cranio. Finalmente il dramma. Sa, un tempo questa operazione l'avrei fatta a mani nude. Lo so. Ma ora... Cosa? Lei sa quello che fa, a cosa rinuncia. Lo voglio. È una liberazione. Molto bene. Preparate l'etere. Buonanotte, dolce principessa. Sega. Mamma! No, non posso permetterlo. Ha parlato. Ritorno inopinato della parola. L'ultimo stadio della malattia esploderà da un momento all'altro. Ho sempre potuto parlare. Capito? Mamma. È mia madre. Montana, sta zitta. Questa io non voglio povera. Dobbiamo interromperli subito. È ipnotico. È come il siero della verità. Celeste, non lasciare il programma. Non potrei vivere con questo rimorso. E neanche tu, papà. Papà? Papà? Papà. Ah, sì, poco dopo aver lasciato Vienna, io... Jeffrey, sta zitto. Lori, che cosa stai dicendo? Che potresti volerci sul serio nella tua vita? Sì, lo voglio. Davvero? Sì, ora ti dico ciò che non voglio. Non voglio altre menzogne. Non voglio inganni.
o finzioni di nessun genere. E ho bisogno di tempo. D'accordo. Mi puoi capire? Completamente. Un momento! Ma io aspetto un bambino da lui! Non sono andato a letto con lei, ma è possibile che nessuno mi vuole credere! È questo che intendevo. È questo che dicevo di fare. Questa è soap opera. Dottore? Qualcuno le crede. Questo è il dottor Flanchlon della clinica per il cambiamento del sesso di Bethesda, Maryland. Grazie. Dottor Randall, dopo lunghe e laboriose indagini, sono giunta alla conclusione che è virtualmente impossibile che lei abbia ingravidato l'infermiera Montana Mured. Perché prima di essere capitata nella nostra clinica, lei era Milton Mured di Soyasset, Long Island. Salve. Oh. No! 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 Maschio. Sì, beh, lo sapevamo. Sta bene? Certo, vado a congratularmi con gli attori, ci vediamo più tardi. È un maschio. Credo di aver detto tutto, no? Vado.